C'è il consigliere Salma. Buongiorno a tutti. Allora, questa volta mi alzo con la speranza di poter rimanere quanto più calma è possibile. Parto dall'ultimo presupposto che ha detto il consigliere Cortese. Dovremmo essere un consiglio che dovrebbe garantire la trasparenza e la legalità. Io ho chiesto la parola prima non solo per replica al segretario, ma anche perché il presidente del consiglio, che dovrebbe garantire, perché la massima autorità che garantisce i consiglieri comunali e automaticamente i cittadini casoliani che ci hanno votati, ha messo a voto un capo senza dare la possibilità a nessuno di esprimersi. È stato di una velocità unica, tant'è vero che io stavo registrando quello che lui diceva, non ho fatto nemmeno a tempo a posare il telefonino ed è partito il voto, che non si capisce per quale motivo bisogna votare. L'approvazione dei verbali precedenti è una cosa, noi stavamo facendo una rettifica ad una delibera che è cosa diversa, dopodiché avrebbe dovuto mettere in votazione i verbali precedenti, sono due cose distinte e separate. Ma questo per dire che cosa? Io stavo riprendendo perché purtroppo mi rendo conto che il nostro caro sindaco, che così si beava delle parole di Cortese, ha fatto una grossa rivoluzione in questo comune, è arrivato, ha mandato via i dirigenti, perché non servono i dirigenti, e ce ne siamo accorti che non servono i dirigenti, tanto è vero che hanno sbagliato le prime 7 delibere di consiglio comunale, perché non c'era un dirigente che controllava. L'unico dirigente in questo momento che sta gestendo il tutto è il segretario comunale, ma mi sembra che non sia all'altezza del compito. Tanto è vero, non ho capito di che cosa si preoccupa, perché su quel parere, che non è un parere tra l'altro, perché se leggete bene gli atti, il Ministero degli Interni avvisa, non esprime parere, avvisa che la legge prevede che vengano eletti i primi 3 consiglieri, non dice sono convinto che, dice i primi 3 consiglieri sono eletti. Il segretario comunale, che è garante delle istituzioni, questa cosa la doveva applicare subito, non doveva chiedere un parere a nessuno. Quindi, caro signor Presidente, voi non avete fatto un favore a nessuno. E tra l'altro, siccome qualcuno si bea di certe cose, la commissione elettorale non ha accettori di presenza. Quindi nessuno vuole entrare in commissione elettorale per il gettone o per qualche altro motivo, è solo una questione di legalità, di trasparenza. Voi avete fatto una lotta per la legalità e la trasparenza. Caro consigliere Cortese, te l'ho detto ieri e te lo dico oggi ufficialmente in consiglio, mi dispiace per te, perché noi in conferenza dei capigruppo abbiamo parlato del secondo capo all'ordine del giorno, del regolamento, abbiamo detto che volevamo fare delle verifiche. Caro consigliere Cortese, tu hai detto che eri disposto a dare la possibilità ai consiglieri di ulteriori 7 giorni per discutere, il presidente non ti ha fatto parlare e tu non hai avuto la capacità di dire presidente io la penso diversamente, fammi capire come volete lavorare. Signor sì, signor padrone, non c'è problema, i voti ce li avete dimostrati, avete iniziato il consiglio comunale con un'ora e un quarto di ritardo perché non avevate i numeri, ok? Quindi il problema ce l'avete
voi. Noi le commissioni non abbiamo problemi, abbiamo detto che non vogliamo i cettoni di presenza, ci rinunciamo, ma la legalità, la possibilità di tutti i cittadini di sapere le cose come stanno, la dovete lasciare, lo dice l'articolo 38. Per quanto riguarda l'articolo 25, caro Cortese, siccome l'articolo 25 recita che tutti i consiglieri possono partecipare, a noi il gettone di presenza non ci serve. Purtroppo io per partecipare, se sto al lavoro, perché se sto al lavoro, se sto al lavoro, ma siccome la maggior parte dei dipendenti comunali o in grande parte è un dipendente pubblico, quello che voi dite per quanto riguarda i costi degli enti è una gravosissima palla. Tanto è vero che se vogliamo risparmiare, è passato sotto tono un po' di consigli comunali fa, ma questo consiglio comunale, questa giunta comunale con il signor sindaco e con la giunta, nel riequilibrio di bilancio vi siete aumentati lo stipendio di 60.000 euro per la giunta e per il sindaco. Quindi quali risparmi volete parlare? Di che cosa state parlando? 29.000 euro ogni 6 mesi. È agli atti del consiglio, io sto parlando di atti, avete messo nel riequilibrio di bilancio 29.000 euro in più ogni 6 mesi per il sindaco e per la giunta. Per quanto riguarda no, per cortesia sto parlando, avete lasciato parlare cortese da qui, sto cercando di essere calmo, sto cercando di essere calmo. Continuo. La ringrazio, è gentilissimo. Allora vi ripeto, per quanto riguarda le commissioni, noi non abbiamo nessun tipo di problema, le commissioni devono essere aperte così come prevede dall'articolo 38. L'articolo 38 del TUEL prevede che tutti hanno diritto di partecipazione. Non potete limitare la partecipazione ad alcuni. Caro segretario, invece, per quanto riguarda la sua richiesta di video. Calmo di questo non posso essere, guarda. Noi abbiamo un regolamento che dice alcune cose, assolutamente, io sto dicendo le cose in quest'anno, chiedo al segretario di esprimersi sul parere che ha messo sul primo ordine all'ordine del giorno, ma soprattutto pretendo dal segretario come consigliere comunale chiarimenti sul parere che ha espresso sul secondo capo all'ordine del giorno, perché io non ho mai sentito parlare di giustizia amministrativa parziale ad atti minoritaria o del genere. Non ho mai sentito, non sono un giurista, però voglio capire da lui che cosa significa. Mi riservo di intervenire come ha fatto il consigliere Cortese. Grazie consigliere Sacco.